seduta, che è l'ultima sessione del Consiglio Grande Generale. Come tradizione, la Reggenza rivolge il proprio saluto al Consiglio, toccando brevemente alcuni temi su cui abbiamo cercato di caratterizzare particolarmente il nostro mandato. Prima di tutto vogliamo dirvi che ci siamo sentiti pienamente partecipi e speriamo di essere stati anche fautori di uno spirito di gruppo con i consiglieri che ci pare abbia dato buoni frutti. Nel nostro discorso di inizio semestre abbiamo fatto espresso richiamo all'importanza del ruolo consigliare e alla necessità di ben rappresentarlo sotto il profilo etico e sotto il profilo della qualità dei lavori consigliari. Durante il mandato abbiamo cercato di valorizzare la centralità del Consiglio nell'ordinamento e nei rapporti con il Congresso di Stato. A ciò è stata dedicata una parte del messaggio costituzionale indirizzato al Governo in merito all'onorazione ed in particolare di quelle disposizioni che nella prassi avevano subito uno sviamento a detrimento della qualità ed efficienza delle sedute e anche della ratio stessa delle norme. Le abbiamo messe in chiaro e condivise con voi, non solo nella teoria ma anche nella gestione dei lavori e, se malintesi possono capitare, una nota stonata pensiamo non possa mettere in ombra i miglioramenti conseguiti e il buon lavoro fatto. Per questo ci fa molto piacere ringraziarvi nuovamente per la collaborazione ed in particolare rinnoviamo ai membri dell'ufficio di segreteria e del presidente, grazie a tutti i dirigenti e il personale, Donzelli compresi, dell'ufficio segreteria istituzionale, cerimoniale dello Stato, la Guardia del Consiglio e tutti coloro che in ragione dei loro compiti sono vicini alla Reggenza. Abbiamo iniziato questo semestre dedicando particolare attenzione alla questione morale e quando il Consiglio ne ha trattato in apposito comma, la Reggenza ha voluto dimostrare con il proprio intervento quanto questo tema sia cruciale per la tenuta delle istituzioni e del sistema democratico internamente, con una serie infinita di ricadute anche sulla vita non solo dello Stato ma degli stessi cittadini, e per la credibilità del Paese e di chi lo rappresenta all'esterno. Senza dubbio viviamo un passaggio storico sotto questo profilo. Di fronte al comprensibile sgomento dei cittadini, riteniamo non banale riaffermare che le brutte pagine si scrivono quando i reati vengono compiuti nell'indifferenza delle istituzioni, non certo quando queste sono capaci di reagire e nei rispettivi ambiti di competenza operare per garantire la legalità e la repressione di fenomeni tanto deplorevoli. Per questo la Reggenza fa appello alle forze politiche e alla cittadinanza affinché questo passaggio assolutamente straordinario non sia usato per e da sarebbe angie ma anche senza timori. È tuttora preoccupante la situazione del mercato del lavoro e la Reggenza non può non pensare con apprensione e partecipazione a chi ha perso il lavoro o non lo ha mai avuto e a chi vive con angoscia il presente e il futuro. Il merito delle risposte, ma anche i tempi e i modi delle risposte, possono generare distanze di incomprensione e ciò vale ancora di più per le soluzioni attese con maggiore urgenza. La Reggenza, fedele ai contenuti del suo giuramento, è naturalmente sensibile verso i più disagiati. Per questo motivo noi intendiamo rimarcare quello che per noi è un dovere morale e politico a cui sono chiamate le istituzioni di farsi carico delle gravi situazioni di difficoltà vissute da una parte della nostra società. È chiaro che nel nostro mandato noi abbiamo avuto modo di poter prendere coscienza di alcuni particolarmente difficili in cui versano alcuni nostri cittadini per via della crisi economica, per via della crisi occupazionale. Noi accogliamo con favore il fatto che il Governo stia lavorando su degli strumenti di risoluzione di questi problemi, così come cogliamo con favore il fatto che in generale da tutte le forze politiche arrivino impulsi ad intervenire in questo ambito. Noi non entriamo nel merito degli strumenti e delle soluzioni tecniche che possono essere adottate per risolvere questo problema. Ci auguriamo però che vi sia una presa di coscienza forte del fatto che la nostra società, una piccola società, deve poter essere organizzata in modo da garantire alle famiglie sammarinesi, a tutti i cittadini e in modo particolare per garantire ai minori e alle persone che vivono in questi contesti familiari, oltre a condizioni economiche adeguate per far fronte ai bisogni primari, anche presidi che tutelino la dignità delle persone e soprattutto tutelino
quelli che sono anche normali diritti di inserimento sociale. Sappiamo benissimo che molto spesso il disagio economico non si traduce solamente in un problema di acquisto di beni di prima necessità o di fruizione di servizi, ma ad esempio per i più piccoli, per i minori, questo può anche incidere notevolmente sulla capacità di inserirsi nella società e di avere un ruolo nella società. E quindi citiamo solo a titolo esemplificativo il fatto che un minore magari debba rinunciare a delle attività ricreative, a delle attività sportive o addirittura a vivere delle esperienze con i suoi coetanei per ragioni economiche, evidentemente non è solo un problema appunto economico, ma è un problema di disagio sociale sul quale noi vogliamo e augurarci che il Consiglio e il Governo possano mantenere un'attenzione nel tempo costante, indipendentemente da quelli che sono strumenti che saranno adottati, anche perché siamo consapevoli che di fronte a queste problematiche vi possono essere più linee d'azione e non necessariamente vi è un'unica soluzione adatta al problema. Non entriamo in questa sede in quelle che sono considerazioni sulla situazione economico-sociale del Paese, non certo perché non riteniamo importante l'argomento, il nostro in questo caso non è un intervento all'Aula in questo senso, e abbiamo potuto verificare che vi sono timidi segnali di miglioramento della situazione, siamo fortemente consapevoli che la strada da percorrere è una strada ancora molto complicata verso quella che è una normalizzazione dei riequilibri economici del nostro Paese, e ci auspichiamo che il Governo e il Consiglio Grande Generale possano continuare a lavorare per individuare delle soluzioni e che presto il nostro Paese possa tornare in una situazione di quantomeno minor instabilità sotto il profilo economico. Nel corso di questo semestre abbiamo avuto modo di ricevere, abbiamo avuto l'alto privilegio di ricevere in visita il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. Questo è stato un momento che sul piano personale ci ha toccato tantissimo, ci siamo sentiti onorati di renderci interpreti di quello che è un sentimento di amicizia del popolo sammarinese con il popolo italiano, e siamo stati onorati di poter ospitare il Presidente in una visita che ha segnato senz'altro una grande distensione e un grande rilancio di quelle che sono le relazioni bilaterali con la Repubblica Italiana. E il fatto che in questi giorni sia stato ratificato con l'unanimità del Parlamento italiano l'accordo tra le forze di polizia dei nostri paesi rappresenta un altro ineludibile testimonianza di come la cooperazione tra i due paesi stia procedendo lungo un binario che tutti speravamo. E la prossima settimana la Reggenza sarà in visita alle Nazioni Unite, parteciperemo all'Assemblea Generale dell'ONU e al Summit sul clima voluto e proposto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, quindi noi abbiamo risposto all'invito che ci è stato fatto di dare un contributo a questo importante appuntamento, dove tutti i capi di Stato si confronteranno sulle questioni climatiche, in modo particolare sul problema dell'aumento della temperatura del globo. Nel corso di questa visita avremo modo di oltre a partecipare e quindi a questo impegno istituzionale avremo modo di fare visita anche ai nostri concittadini a New York e a Detroit, e quindi diciamo sarà un impegno che ci vedrà non solo a livello quindi di rapporto con l'istituzione, ma ci permetterà di portare un saluto anche ai nostri concittadini che vivono in America. Concludiamo il nostro intervento esprimendo le nostre più vive felicitazioni ai capitani reggenti eletti Gianfranco Terenzi e Guerino Zanotti, ai quali formuliamo un sincero augurio per l'impegnativo compito che li attende, e
e non aggiungiamo altro, e vi esprimiamo il nostro più cordiale saluto e gli auguri di un proseguo di lavoro proficuo. Grazie a tutti. La seduta è chiusa.